Elezioni europee. E per cosa si vota? Si vota per eleggere i 76 deputati che rappresenteranno l'Italia al Parlamento europeo. Le urne saranno aperte domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 e potranno votare tutti i cittadini che avranno compiuto 18 anni. Il voto si esprime tracciando una X sulla lista scelta e si possono esprimere fino a 3 preferenze della stessa lista. Nel caso si esprimessero 3 preferenze, queste non possono riguardare 3 candidati dello stesso sesso, perché altrimenti verrà annullata l'ultima preferenza. Va bene, ma cos'è il Parlamento europeo? Bella domanda! Il Parlamento europeo è l'unico organo istituzionale dell'Unione europea che viene eletto ogni 5 anni da più di 500 milioni di cittadini europei. Il Parlamento ha il compito di approvare le leggi sulla base di quello che è stato deciso e proposto dalla Commissione europea. Il Parlamento può decidere riguardo gli accordi internazionali e anche in merito ai paesi che vogliono unirsi all'Unione europea. E insieme al Consiglio elabora ed approva il budget. Cioè, in pratica, come spendono i nostri soldi? Esattamente. Inoltre, il Parlamento europeo elegge il Presidente ogni 2 anni e mezzo. L'attuale Presidente del Parlamento europeo è Antonio Tajani. Il Parlamento, ad oggi, è composto da 751 membri, di cui 73 sono italiani. E qui, alla mia sinistra, potete vedere i partiti che parteciperanno alle elezioni di maggio. Ma se io voto per i candidati italiani, cosa me ne frega dei partiti europei? Bella domanda. In realtà, quando si vota per una lista nazionale, si sta votando per il partito politico europeo a cui quel candidato ha aderito. Quindi, si vota per un partito politico italiano, che a sua volta decide a quale partito politico aderire a livello europeo, sulla base di alleanze create prima delle elezioni. Due movimenti politici transnazionali presenteranno delle liste europee che potranno essere votate a livello nazionale, Primavera Europea e Volt. I risultati delle elezioni europee decideranno come l'Europa agirà nei prossimi 5 anni. In modo da trovare soluzioni condivisibili su argomenti come cambiamento climatico, gestione dei flussi migratori e occupazione. Votare è un diritto, ma soprattutto un dovere come cittadini europei.